Dunque, allora cominciamo ora a vedere il comportamento in frequenza degli amplificatori. Fino adesso abbiamo lavorato soltanto nel cosiddetto centrobanda, quando l'amplificatore era praticamente resistivo. Se vi ricordate, abbiamo in un modo o nell'altro eliminato totalmente tutte le capacità. Adesso cominciamo a riconsiderarli. Vediamo comportamento in funzione della frequenza. Questo vuol dire che dobbiamo considerare i componenti reattivi. Componenti reattivi sono induttanza e capacità, nel caso particolare sono le capacità che ci interessano. Le induttanze, beh, ci sono poche, nei circuiti che vedremo noi non ci sono mai, poi in realtà in certi circuiti radio o ad alta frequenza o di potenza si usano le induttanze, nel caso nostro non ne vedremo praticamente mai. Quindi induttanze e capacità sono i cosiddetti componenti reattivi, quindi che hanno un'impedenza immaginaria. Allora, la cosa da tenere presente è che se ci riferiamo soprattutto ad amplificatori, nel progetto di un amplificatore, e tipicamente si impone una banda in cui la funzione di trasferimento non dipenda dalla frequenza, è quella che noi chiamiamo il centrobanda. Va bene? Si richiede una banda, un intervallo di frequenze, nella quale l'amplificazione non dipenda dalla frequenza, che vuol dire che l'amplificazione sia una quantità reale. Quell'intervallo di frequenza si chiama appunto il centrobanda. Quindi si impone, è una specifica spesso, si impone che la funzione di trasferimento, chiamiamola f di t, non dipenda dalla frequenza in una banda stabilita. Questa banda stabilita è quella che si chiama centrobanda. Tenete presente, se una funzione di trasferimento di un sistema lineare non dipende dalla frequenza, vuol dire che è reale. Perché avete visto quando avete studiato i diagrammi di Bode, no? Cioè, i tratti in cui la fase è costante e anche l'ampiezza è costante sono tratti in cui la fase è 0 oppure è π greco. Altrimenti, se la fase varia, tipicamente varia anche l'ampiezza. Se la fase è 90 gradi o è insomma 270, tipicamente avete l'ampiezza e sta variando con più o meno 20 dB per decade. Quindi se la funzione di trasferimento non dipende dalla frequenza, è reale. Reale con fase nulla, ovviamente con fase π greco. Quindi f di t reale a centrobanda. Allora, facciamo un ragionamento qualitativo. Supponiamo di considerare le frequenze crescenti in questa direzione, da sinistra verso destra. Allora, chiamiamo la banda in cui la f di t è reale centrobanda.
poi ci sarà una banda superiore al centrobanda e una banda inferiore. Ecco, tipicamente la banda superiore al centrobanda si chiama alta frequenza, la banda dell'alta frequenza, e la banda inferiore al centrobanda si chiama bassa frequenza. Quindi, come dire, una banda si dice alta o bassa in funzione o relativamente al centrobanda. Che differenza c'è tra queste tre bande? Ecco, questa è una considerazione importante. Immaginiamo di ragionare soltanto con le capacità. Quindi immaginiamo che i nostri elementi reattivi siano soltanto capacità. Allora, a centrobanda, se il sistema è soltanto resistivo e quindi la funzione di trasferimento è reale, vuol dire che le capacità non ci sono. Va bene, primo punto. Che cosa vuol dire non ci sono? Non ci sono perché sono un circuito aperto o non ci sono perché sono un circuito chiuso. Allora, un cortocircuito. Allora, possiamo dire che se abbiamo un certo insieme di capacità nel circuito, a centrobanda tutte queste capacità si possono dividere in due sottoinsiemi. Un sottoinsieme che è un circuito aperto, un sottoinsieme di capacità che sono praticamente un circuito aperto a centrobanda, e per questo le trascuriamo, e un sottoinsieme di capacità che a centrobanda sono un cortocircuito e per questo le trascuriamo. D'accordo? In un modo o nell'altro le togliamo tutte. Questo vuol dire che esiste un centrobanda, che esiste una regione di frequenza in cui per qualche o per un motivo o per l'altro le capacità sono tutte trascurabili. Ok? Allora, rappresentiamo questa cosa. Quindi esisterà un certo gruppo di capacità, le chiamiamo CLI, CL1, CL2, CL3, eccetera, che sono un cortocircuito a centrobanda. E poi esisterà un certo gruppo di capacità, le chiamiamo le CHI, poi il nome sarà più chiaro tra un attimo, che a centrobanda sono un circuito aperto. Quindi hanno impedenza zero, impedenza infinito, quindi non entrano in gioco. Oh, allora però, che succede in alta frequenza? In alta frequenza le capacità che erano un cortocircuito già a centrobanda sono a maggior ragione ancora più un cortocircuito. Va bene? Perché chiaramente la frequenza è più alta e l'impedenza della capacità è ancora più bassa. Le capacità che erano un circuito aperto a centrobanda in alta frequenza non sono più un circuito aperto, ma hanno un'impedenza che scende e quindi deve essere considerata. D'accordo? Quindi in alta frequenza le capacità che a centrobanda erano un circuito aperto contano e influiscono sulla funzione di trasferimento. D'accordo? Quindi questo blocco di capacità CHI lo devo considerare. Entra nel circuito. Analogamente a bassa frequenza vale il ragionamento opposto. Le capacità che erano un circuito aperto a centrobanda a frequenza bassa hanno impedenza ancora maggiore, quindi a maggior ragione sono un circuito aperto, quindi posso non considerarle. Però le capacità che a centrobanda erano un cortocircuito in bassa frequenza hanno un'impedenza maggiore e quindi entrano in gioco e devo considerarle. Ok, questo è tutto. Quindi, dal punto di vista pratico, nella progettazione, nell'analisi di un circuito, conviene dividere lo studio del comportamento in frequenza di un amplificatore o di un sistema lineare in tre regioni differenti di frequenza. Il centrobanda, in cui le considero tutte ininfluenti. L'alta frequenza, in cui ne considero solo un sottoinsieme. E la bassa frequenza, in cui ne considero
l'altro sottoinsieme. Questo mi richiede in pratica di fare tre analisi separate, però col vantaggio che in ciascuna analisi il numero e il tipo di capacità che devo considerare è diverso. Siccome le capacità complicano l'analisi abbastanza, mi conviene spesso dividere il problema in tre problemi più piccoli da risolvere. È più semplice che risolvere un problema tutto intero. Questo è vero, sia dal punto di vista della progettazione, perché più riesco a spezzare il problema in problemi piccoli, in generale meglio è. Ma anche dal punto di vista dell'analisi mi semplifica un po' i conti. Okay? Nell'analisi, se devo risolvere un circuito e calcolare la funzione di trasferimento, vabbè, fossi un calcolatore non mi importerebbe niente. No, un calcolatore fa tutto insieme, risolve la funzione di trasferimento. Ma fossi un umano, diciamo, sarei più contento di risolvere tre problemi più piccoli, perché ciascun problema ha una probabilità minore di farmi sbagliare e poi posso seguire meglio quello che faccio. Che quindi anche dal punto di vista dell'analisi effettivamente è pratica. Di nuovo, facciamo quest'altra distinzione, progettazione e analisi. In progettazione è particolarmente utile perché sono io come progettista che scelgo quali capacità ci vogliono e questo mi dà un'indicazione precisa. C'è un set di capacità, un sottinsieme, quelle CH, che contano soltanto in alta frequenza e che quindi tu sceglierai per determinare il comportamento in alta frequenza. C'è un altro set che io sceglierò per determinare il comportamento in bassa frequenza. Sono due set distinti. Quindi, nuovo, dal punto di vista della progettazione è facile sapere questo conta per questo, questo conta per quest'altro. Non c'è influenza tra i due. Dal punto di vista dell'analisi, invece, c'è un'altra sottile difficoltà, che quando io analizzo un circuito, io vedo tutte le capacità. Non so quali contano in alta frequenza e quali contano in bassa frequenza, non me l'ha mica detto nessuno. Okay? Quindi devo capire io, guardando il circuito, sapendo a che serve quel circuito e che cosa deve fare, capire, anche più o meno vedendo i valori di queste capacità, no? Capire a centrobanda quali sono chiuse e quali sono aperte e quindi quali sono i due set. Questa è una cosa che nell'analisi va intuita. Ma ci sono dei buoni criteri per intuirla, insomma un po' di pratica poi fa prendere la cosa sempre rapidamente, ma non è scontato, non è automatica. Questa è una cosa che per esempio al calcolatore verrebbe difficile, al calcolatore viene più facile mettere tutto insieme e fare il conto. Allora, facciamo un piccolo esempio, così ci si capisce meglio. Prendiamo un circuitino con tre capacità. Immaginiamo di avere un amplificatore che descrivo col circuito equivalente, quindi questo è RI, questo è VI, questo è GMVI, faccio l'equivalente in orto e in uscita, e questa qui è l'ROUT. Quindi questo è un amplificatore. Poi ci metto una capacità e un generatore d'ingresso con la sua resistenza, quindi questo è VS, RS, chiamiamola CB. Poi ci metto qua una CL e un carico RL, e poi metto una capacità ponte tra ingresso e uscita, così. Per esempio, anche guardando questo circuito, io capisco quali sono, cioè se ben progettato, perché poi dipende un po' dai valori, capisco che cosa il progettista voleva fare. Vedete, qui palesemente CB e CH sono capacità di accoppiamento,
attaccano la CB, il generatore, non CBCH, CBCL, la CB attacca il generatore e CL attacca il carico. Quindi a centrobanda ragionevolmente quelle due devono essere nulle, quelle devono essere dei cortocircuiti, devono avere impedenza nulla, d'accordo? La CH invece è una capacità indesiderata, quando quella inizia a contare mi mette insieme il nodo d'ingresso con l'uscita e quindi mi abbassa l'amplificazione. In particolare quando CH diventa un cortocircuito l'amplificazione mi è sparita, perché la tensione uscita è importata a quella d'ingresso. Quindi quella CH sicuramente a centrobanda io voglio che sia un circuito aperto e eventualmente intervenga dopo. Ok? Quindi qui ho sbagliato una direzione qua, facciamo, perché se no viene instabile il sistema. Questo va messo con la freccia verso il basso. Allora, quindi avrò una situazione del genere a centrobanda. CB e CL sono un cortocircuito, CH è un circuito aperto. Piccola osservazione che è utile fare adesso, no? Ma chi te l'ha detto? No? Nel senso, se non sai i numeri, i valori numerici di queste capacità e di queste impedenze, come fa uno a dire una cosa del genere? È chiaro, è vero, non è realistica questa cosa, eh? Cioè io ho fatto un'ipotesi basandomi sull'assunzione che chi ha progettato il sistema l'abbia progettato decentemente. Quindi, ora non ho messo i numeri, quindi ci possiamo credere, però è se mi dessero un problema da risolvere, dimmi la funzione di trasferimento di questo circuito, io istintivamente farei quell'ipotesi. Perché con quell'ipotesi viene un amplificatore che ha un senso, altrimenti viene un amplificatore senza centrobanda, quindi non ha nessun senso, poi non c'è una banda in cui amplifica normalmente, non è un filtro particolare, non fa niente. Ma questo si basa sul fatto che sto facendo un'ipotesi che ci sia un progettista dietro il circuito che mi è stato dato. No, se l'ha fatto uno a caso, mettendo i numeri a caso, potrebbe benissimo questa ipotesi qui non essere verificata. Ok? Quindi dietro l'assunzione che si fa c'è, come dire, un'ipotesi sottostante che il circuito è stato progettato a modo. Però uno deve essere consapevole che nell'analisi quella è un'ipotesi di partenza, poi va verificata. Okay? Va bene, allora, supponiamo di ragionare in questi termini. Allora, vediamo prima il comportamento a centrobanda. Facciamo lo studio in quei tre regimi, quindi a centrobanda. Centrobanda che cosa abbiamo? Abbiamo già detto che cosa succede, quindi abbiamo la RS, abbiamo la VS, abbiamo GM, VI, e qui c'è Rout parallelo RL e questa qui è la V. Allora il conto a questo punto è facile e qui devo dire semplicemente VI è uguale a RI diviso RI più RS e quindi VU è uguale a meno GM VI per Rout parallele RL e quindi questo per VS e quindi l'amplificazione a centrobanda, chiamiamola ACB che è V su VS, mi viene uguale a meno GM Rout parallelo RL per RI diviso RI più RS e questo è quanto. Okay. Questa è centrobanda.
A questo punto vediamo in bassa frequenza. Allora, in bassa frequenza che cosa succede? Le capacità che ho considerato un cortocircuito a centrobanda le devo considerare, mentre invece posso sempre considerare CH un circuito aperto. Okay, perché se era aperto a centrobanda, in bassa frequenza a maggior ragione aperto. Quindi mi metto qua e analizzo questo circuito. Metto la prima capacità. Allora, adesso posso fare il conto. Facciamo il conto completo. Vi posso già dire che cosa mi aspetto. Che cosa mi aspetto qua? Sono due cose che potete vedere anche voi. Magari facciamo due considerazioni così le riconoscete un po' anche nel tempo. Cos'è cambiato? Ho aggiunto due capacità. Queste due capacità sono ben separate, quindi fanno parte di maglie distinte. Voi sapete, in una situazione di questo tipo, il circuito è un circuito con due poli. Questo è quello che mi aspetto. Inoltre, le capacità sono in serie sul segnale, perché vedete, per arrivare da VS a VI devo passare da una capacità, per andare da GMVI a V devo passare per forza dall'altra capacità. Un altro modo di dire la stessa cosa è se metto in circuito aperto una delle due capacità, ciascuna capacità, l'uscita va a zero. Vedete, se levo GB, VI va a zero e quindi l'uscita va a zero, se levo CL l'uscita va a zero. Quando succede una cosa del genere, si vede poi si intuisce anche abbastanza chiaramente, però si vede se si vanno a fare i conti che ciascuna di quelle capacità mi dà uno zero nell'origine della funzione di trasferimento. Perché, proprio per quello che ho detto prima, se va ad avere impedenza infinita e ce l'ha per S uguale a zero, l'uscita va a zero. Questo vuol dire zero nell'origine della funzione di trasferimento. Quindi io so già due cose, qui mi vengono due poli e mi vengono due zeri nell'origine, prima di cominciare a fare conti. Poi è chiaro, il calcolo esatto lo faccio facendo conto, però è importante fare questo tipo di valutazione perché so dove andare a parare, posso fare una verifica alla fine e cercare di capire se insomma viene quello che mi aspetto oppure no. Ok? Va bene. Quindi ho prima VI diviso VS ed è un partitore di tensione, quindi ho RI al numeratore diviso RI più RS più 1 su CBS, che moltiplico tutto per CBS, viene RI CBS più 1 diviso 1 più RI più RS per CBS. E poi posso esprimere VU in funzione di GMVI, perché mi viene V uguale a GMVI, che è una corrente, poi di questa corrente devo prendere la parte che finisce in RL, che è
un partito di, data da un partito di corrente, devo prendere l'altra impedenza diviso la somma dell'impedenza nell'altro ramo, cioè Rout più l'impedenza nel ramo che sto considerando, che è RL diviso 1 su CLS. Questo qua per ora mi dà la corrente in RL, moltiplico per RL e trovo la tensione, col segno meno perché il verso è quello. Il verso di GMV mi dà un segno meno la tensione di uscita. A questo punto ho la funzione di trasferimento completa. Anche qui per comodità posso moltiplicare tutto per CLS, quindi mi viene meno GMV che moltiplica Rout RL CLS diviso 1 più Rout più RL per CLS. Va bene? Fatto questo, posso calcolare la amplificazione, amplificazione di tensione in bassa frequenza. Questo L sta per low frequency. Questa è V su VS. Qui ho VI su VS, qui ho V in funzione di VI, quindi posso scriverla direttamente. Mi viene meno GM che moltiplica Rout RL CLS diviso 1 più Rout più RL CLS tutto per RI C, ops, CB S diviso 1 più RI più RB per CB S. Quindi vedete, c'è esattamente quello che vi anticipavo. In pratica io, se metto tutto insieme, un'unica frazione, ho una funzione di trasferimento con denominatore del secondo ordine, in particolare ho due poli reali che posso scrivere direttamente, va bene? E poi ho due zeri nell'origine, come vedete, che è esattamente quello che mi aspettavo. Quindi io qui posso anzi già scrivere l'espressione dei due poli. I due zeri sono nell'origine, il polo 1, chiamiamolo SP1, è uguale a meno 1 diviso, anzi scriviamolo in una linea sola, è uguale a Rout più RL per CL tutto alla meno 1, e il polo 2 è RI più RB per CB, RS non RB, RS per CB tutto alla meno 1 col segno meno davanti. Tutti e due i poli sono negativi. Aspettate, devo correggere una cosa perché ho scritto RB e CB, mentre invece qui ci vuole RS e CS. No, CB va bene, CE, però ci vuole RS. Ok, quindi questi li abbiamo trovati. Vediamo adesso l'alta frequenza. In alta frequenza che cosa succede? In alta frequenza le capacità che a centrobanda erano un circuito, un cortocircuito, sono a maggior ragione un cortocircuito, quella che era un circuito aperto va invece considerata. Quindi CB e
L sono un cortocircuito e CH invece va considerata. Quindi disegniamo il circuito con queste accorgimenti. Mi viene così, viene VS, qui c'è RS, qui c'è subito RI, questa tensione VI, qui c'è GMVI, qui c'è Rout parallelo RL. E poi qui c'è la capacità CH, l'abbiamo chiamata. E questo è il circuito in alta frequenza. Allora, guardiamolo bene un'altra volta, prima di fare il conto, abituiamoci a dare un'occhiata al circuito e a prendere fare qualche considerazione in modo da fare facilmente le verifiche poi. Allora, c'è una capacità, quindi mi aspetto un polo, va bene, questo è ovvio. Ovviamente sapete che se c'è un polo ci può essere uno zero oppure ci può non essere. Cioè, o 0 o 1 zeri. Quanti sono in questo caso? Si può capire se c'è o non c'è lo 0? Chi è che si butta? C'è o non c'è lo 0 secondo voi qui? E come si fa a capirlo? Avanti del rischio, c'è lo zero, c'è lo zero, c'è lo zero. Sì, è quello che succede infatti. In pratica, beh, si vede abbastanza bene, si vede anche quanto fa, perché... come dice, è giusto quello che diceva, cioè quando CH diventa un cortocircuito il segnale d'ingresso all'uscita ci arriva. No, ora magari uno a occhio non vede subito il valore, è facile da vedere, comunque non lo vede subito a occhio, però si capisce che qualcosa arriva. Se qualcosa arriva, la funzione di trasferimento non è nulla e quindi vuol dire che c'è uno zero. Oltre il polo c'è anche uno zero. Se non ci fosse lo zero, la funzione di trasferimento andrebbe a zero. Quanto fa esattamente? Beh, di nuovo, un pochino a occhio. Quando CH è un corto, quella transconduttanza là, GMVI, diventa una conduttanza, perché la VI esattamente diventa la tensione ai capi di quel generatore corrente. Quindi al posto di quel GMVI io posso mettere una resistenza di valore 1 su GM. Esattamente la stessa cosa. Quindi è un partitore di resistenze. Ho RS in serie e poi ho RI 1 su GM e Rout e RL tutto in parallelo. Devo fare semplicemente il partitore di resistenza. Quindi quello è il numero che verrà fuori. Va bene, quindi mi aspetto uno 0 e un polo. D'accordo. Allora, tra l'altro con un pochino d'occhio in più si vede anche che lo 0 e il polo sono di segno opposto. Ci vuole un po' d'occhio in più, ve lo dico io perché si vede, perché l'amplificatore è invertente, lo vedete, se tolgo CH, quando VS è positiva, nella maglia d'ingresso la corrente gira in senso orario, nella maglia di uscita gira in senso antiorario,
Quindi se VS è positiva, V viene negativa. Okay? L'amplificatore è invertente quando CH è un circuito aperto. Quando CH è un cortocircuito, per il discorso che si faceva prima, V e VS invece hanno lo stesso segno. Quindi ho una rotazione di fase di 180 gradi da frequenza nulla a frequenza infinita. Questo vuol dire che 0 e polo mi danno le fasi nella stessa direzione, cioè sono di segno opposto. Che uno 0 e un polo, per dare la fase nello stesso verso, vuol dire che hanno segno opposto. Ok? Queste sono considerazioni che si possono fare prima di mettere mano ai conti. Ora facciamo i conti. Cosa ci conviene fare? Bah, piuttosto semplice qui, perché in pratica la cosa più semplice direi è quella di ricondursi a una maglia sola. Per avere una maglia sola bisogna applicare Thevenin da questa parte e togliere questa maglia e poi trasformare questo dall'equivalente Norton all'equivalente Thevenin. Quindi in pratica come se facessi Thevenin da tutte e due le parti. Faccio l'equivalente Thevenin per l'ingresso e questo generatore, questo è detto male, non faccio equivalente ai Thevenin, però trasformo quel generatore dalla forma equivalente Norton a una forma equivalente Thevenin, ok? Come abbiamo già fatto altre volte del resto. Allora, facciamolo un attimo, qui ho RS parallelo RI, la resistenza equivalente di Thevenin, e qua invece c'è VTH, chiamiamola direttamente VS per RI diviso RI più RS. Poi qui c'è CH. E qui mettendo le due in serie trovo Rout parallelo RL e qua mi viene GM per Rout parallelo RL per V. Tenete presente la V è questa. E la VI è questa, mi serve la VI perché questo generatore di tensione dipende da VI. Dunque a questo punto posso scrivere l'equazione alla maglia e ricavare la corrente, chiamiamola I. Allora, che cosa devo fare? Dunque, qui ho delle incognite, quindi devo stare attento. Se io scrivo l'equazione alla maglia, trovo I in funzione di VS e in funzione di VI. Poi posso... è un po' lunga. Posso determinare VI in funzione di VS e di sostituire e a quel punto trovo I in funzione di VS. Una volta che ho I posso ricavare V, un po' lunga a dire la verità. Non ci possiamo fare niente, così è. Allora, vediamo un po' se si... No, sto cercando di vedere un modo un po' più rapido. Vabbè, tanto valeva usare, ormai faccio così, però tanto valeva usare il metodo dei nodi e usare i nodi di prima.
Non ho semplificato granché portandomi una maglia sola, non fa niente, facciamo tutti i conti. Allora, equazione alla maglia. Facciamo tutto per grado. Allora, questa qui chiamiamola VTH, così scriviamo in modo un pochino più sintetico. Allora, VTH più GM RO out in parallelo RL per VI, perché sono concordi, è uguale a I che moltiplica RS parallelo RI più 1 su CHS più R out parallelo RL. E questo è un punto. Poi posso scrivere quest'altra cosa, VI uguale a VTH meno RS parallelo RI per I, no, seguendo questo percorso. Questa roba qua la posso sostituire qui dentro. Va bene? Una volta, come dicevo prima, che questa roba la sostituisco qui dentro, riesco a trovare I in funzione di VTH, che è a sua volta funzione di VS. Quindi, facciamo la sostituzione, proviamo a fare tutto insieme. VTH lo sostituisco qui e lo porto in evidenza al primo termine. I lo porto direttamente di là dall'uguale, va bene? Quindi mi viene VTH che moltiplica 1 più GM R out parallelo RL uguale a I che moltiplica quella somma di resistenze. Andiamo a vedere cos'era. Cioè RS parallelo RI 1 su CHS più R out parallelo RL più RS parallelo RI, mi viene due volte, è giusto il segno? State attenti anche voi ai segni, perché io non è che sia infallibile. Mi sembra giusto. Quindi c'è due volte che moltiplica RS parallelo RI più 1 su CHS più R out parallelo RL. Va bene. Quindi da qui posso ricavare I. Non facciamolo subito, vediamo cosa ci facciamo con I. Una volta che ho trovato I, posso scrivere questa cosa, V è uguale a VI meno la caduta su CH, e VI ce l'ho di qui, la caduta su CH è I per 1 su CHS, quindi rifacciamolo, VU è uguale a VI meno I diviso CHS, quindi è uguale a VTH meno I che moltiplica RS parallelo RI più 1 su CHS. E quindi ci siamo. Ora a questo punto dovrei prendere I di qui, sostituirlo qua dentro, far questa operazione qui, aspettatevelo segno rosso, così si capisce meglio, prenderlo dalla prima e sostituirlo nella seconda, e a quel punto ho V in funzione VTH, quindi sono arrivato dove volevo. Proviamo un attimo, devo fare VU uguale a VTH porto in evidenza che moltiplica 1 meno questa roba qua che è 1 più GM R out parallelo RL per RS parallelo RI più 1 su CHS tutto diviso
2 RS parallelo RI più 1 su CHS più Rout parallelo RL. Chiusa. Vabbè, ne ho sbagliato qualcosa. Torniamo indietro prima. Era quel 2, infatti non mi convince. Ah, no, vedete. Sbagliato. Ho voluto fare un passaggio in meno e ho sbagliato una cosa. Infatti non mi convinceva quel 2, ma avevo ragione. Allora, quando questo lo prendo e lo sostituisco qui dentro, mi viene VTH più GM Rout parallelo RL per VTH. Quando sostituisco I, prima di portarlo di là, lo devo mettere qua e mi va a moltiplicare non soltanto per questo, ma anche per GM Rout parallelo RL, e poi lo porto di là. Quindi non è che mi viene un 2, mi viene, vedete, facciamolo giusto, qui mi viene dunque, questo non c'è, mi viene questo qui, per 1 più GM RS parallelo RI. Quindi quando lo porto, e questo me lo ritrovo giù. Vabbè, prendiamo la gomma, poco male. Quindi questo è 1, e questo qui invece lo faccio un po' più lungo. Questo qui mi va a moltiplicare, quindi questo qui mi va a moltiplicare 1 più GM RS parallelo RI. Come? Rout parallelo RL. Questo qua. Ora, in generale non ci sarebbe bisogno di mettere le parentesi, no? Perché il parallelo va prima della parentesi. Quindi va tutto insieme, perché c'è Rout parallelo due volte e lo raccolgo visto che ce l'ho di là. È uguale, sì, è lo stesso. E lo posso scrivere, essendo da tutte e due le parti, in evidenza, lo posso mettere in evidenza sia da una parte sia dall'altra, è la stessa cosa. Ora l'ho fatto così perché ce l'avevo già in fondo da quella parte e mi tornava meglio, insomma. Tutto qua. Va bene, e adesso facciamo l'ultimo passaggio. Se facciamo l'ultimo passaggio qua, vediamo se riusciamo a farlo. Vedete, poi alla fine facendoli velocemente. Allora, ora qui cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il minimo comune multiplo, fare la frazione unica e vedere cosa si semplifica. Quindi proviamo a farlo insieme. Anche questo è una cosa che si può sbagliare. Vediamo un po'. Allora, sotto c'è RS parallelo RI più 1 su CHS più Rout parallelo RL più, vabbè, qui spezziamolo, Rout parallelo RL per GM per RS parallelo RI. Tanto non, questo è il denominatore. Numeratore. Oh, allora, vediamo un po', io devo portare le stesse cose al numeratore e poi semplificare. Allora, guardate, perché quello che c'è nell'1 al numeratore è quello che ho scritto al denominatore e devo sottrarci questo. Quindi vediamo che termini se ne vanno. C'è questo RS parallelo I che se ne va con questo, col primo termine. E quindi questo se ne va. 1 su CHS per 1 che se ne va con questo e quindi va via anche quello. L'ultimo termine
Rout parallelo L per GM per RS parallelo RI che va via con questo termine qui che è uguale, ma almeno davanti. Quindi mi rimane che non se ne va questo termine, Rout parallelo RL, e questo termine, quindi che ha sempre un Rout parallelo RL, però ha GM diviso CHS. Vabbè, ora se lo fate da soli magari viene un passaggio in più, ma insomma è lo stesso concetto. Quindi ho trovato, non ho ancora detto cosa ho trovato, per fare ancora l'ultimo passaggio dovrei moltiplicare sopra e sotto per CHS, ma vedete viene uno 0 e un polo, quelli mi vengono. Adesso scriviamo la funzione di trasferimento definitiva. A V, che è V su VS, chiaramente devo mettere prima VTH su VS, che è il partitore di tensione, e poi devo mettere quello che ho appena trovato. Allora, ora che lo riscrivo moltiplico tutto per CHS, di modo che qui mi viene 1 più CHS per questa somma di resistenze. Quindi 1 più CHS per, facciamo RI parallelo RS, che moltiplica 1 più GM, mi piace più scritto così, Rout parallelo RL, lo raccolgo nel modo in cui lo raccolgo più spesso, più RI parallelo RS. E al numeratore mi trovo, aspettate che lo ricopio, Rout parallelo RL, Rout parallelo RL, che moltiplica 1 più GM, CHS meno GM. Questa resistenza qui, proviamo a dargli un nome, no? Io questa resistenza qui gli posso dare un nome, la chiamo RH. E vedete in pratica che forma ha V. Questa è VH, ok? L'amplificazione è in alta frequenza, è uguale a Rout parallelo RL. Vabbè, questo è inutile che lo riscriva, riscriviamolo, per CS meno GM per diviso 1 più CH RH per S. Allora, io posso scriverla una funzione di trasferimento con uno 0 e un polo, più facilmente in questo modo, AV0, ok, 0H diciamo, per 1 meno S su SZ, diviso 1 meno S su SP, chiamiamolo 3 perché 1 e 2 gli abbiamo già dato un altro nome. Questo è perfettamente generale, no? Quindi se io provo a mappare questa con questa, cosa vuol dire? Che il polo, questa SP3, è meno 1 su RHCH, va bene? Lo 0 è quello che mi annulla questo termine ed è uguale a GM su CH. Vedete, è tornata quella cosa che vi dicevo prima, il segno opposto dello 0 e del polo. Lo 0 è questo, il polo è questo. L'amplificazione a frequenza nulla, quando S tende a 0, che cos'è? È meno GM per Rout parallelo RL. Qui mi sono scordato il pezzo del partitore. Qui ci va anche il partitore che mi ero scordato, partitori, ok, quindi questo è,
Allora, io qui vi devo far notare una cosa, che questo il valore dell'amplificazione di tensione in alta frequenza per S che va a 0, l'avevamo già trovato prima, perché questo era quella che avevamo chiamato amplificazione a centrobanda. Quindi al limite per frequenze nulle l'amplificazione valida in alta frequenza si raccorda, no, equivale all'amplificazione a centrobanda. Okay, questa è un'osservazione che è importante. Poi la riguardiamo tra un attimo. Io vorrei approfittarvi per farvi notare una cosa. Che cos'è quella RH? Io ho chiamato RH quella resistenza lì. Ci sarebbe stato un modo anche più semplice di calcolarla, quella RH. Perché quella RH è la resistenza vista dalla capacità CH. Se io metto un generatore al posto di CH e misuro la resistenza vista da CH, viene proprio quell'espressione lì. Questo è un concetto abbastanza generale e si riesce a dimostrare in modo abbastanza semplice, senza fare grandi conti. Però bisogna aver ben presenti alcuni concetti importanti dei sistemi lineari e proviamo a farlo, giusto per esercizio, per farvi vedere che se mettete in fila alcuni concetti di base dei sistemi lineari, tante considerazioni vengono fortemente semplificate. È importante aver chiarissimi certi concetti di base. Quali? Vediamo questo caso. Concetto di base numero 1. Se avete un sistema lineare, un circuito lineare, il denominatore della funzione di trasferimento, quindi in particolare i poli, sono una proprietà del sistema. Non sono una proprietà di dove prendete gli ingressi e dove prendete le uscite. Ok? A che mi serve questa considerazione? Mi serve per dire, allora io potrei mettermi in un caso molto particolare e calcolare la funzione di trasferimento prendendo come uscita la tensione ai capi della capacità. Ok? Perché questo mi conviene? Ve lo faccio vedere tra un attimo, però la prima cosa da considerare è se tu prendi l'ingresso dov'è e l'uscita sulla capacità, ti verrà un'altra funzione di trasferimento rispetto a questa, ma i poli saranno gli stessi, perché i poli non dipendono da dove prendi l'uscita, d'accordo? Allora io posso dire, sai che faccio? Prendo, questo è il circuito, non mi importa di nulla di quello che c'è qui dentro, io prendo e porto fuori, tiro via la capacità e prendo l'uscita qui. Voglio calcolare il polo di questa funzione di trasferimento. Qui c'è una VS, non mi interessa di preciso dove sta, voglio vedere la funzione di trasferimento tra questa VS e la tensione ai capi della capacità. Ora posso dire, io adesso applico Thevenin da questa parte verso il resto del mondo. Però, siccome il circuito è con una sola capacità, il resto del mondo non ha capacità. Va bene? Quindi se applico Thevenin, il resto del mondo mi viene con una resistenza di Thevenin e una tensione di Thevenin equivalente. Va bene. Questa qui l'ho chiamata RH perché? Perché sarà la resistenza vista da CH, la resistenza di Thevenin, no, vista da CH. Ma un sistema del genere ha un polo solo e il polo è quello che ho chiamato prima SP3. Siccome questo sistema ha lo stesso polo del sistema di partenza, quell'RH è la stessa RH che ho descritto prima. Quindi, e questa è una cosa generale, se un sistema con un solo polo, il polo viene sempre meno, se un sistema con una sola capacità, il polo viene sempre del tipo meno 1 diviso RH per CH, dove C
H è la capacità unica che c'è nel sistema e la resistenza per cui ha moltiplicato è la resistenza di Thevenin in vista da quella capacità. Questo è sempre vero. Quindi tutte le volte che voglio calcolare il polo di un sistema con una capacità sola, mi basta saper calcolare la resistenza vista da quella capacità. E poi il polo sarà del tipo meno 1 su RC. Ok. Allora, adesso mettiamo insieme le cose che abbiamo visto e proviamo a disegnare il diagramma di Bode della funzione di trasferimento che abbiamo calcolato. Quindi questa è A in DB. No, facciamolo sotto l'asse. Questo qui, immaginiamo che sia un livello, ok, questo lo levo. Allora, cambio colore. Dunque, avremo un centrobanda una regione di alta frequenza e una regione di bassa frequenza. Allora, vediamo che cosa abbiamo visto. Abbiamo visto, mettiamole insieme le cose, faccio un tratto un blu sottile per vederle. Allora, a centrobanda abbiamo trovato un valore di amplificazione costante che abbiamo chiamato ACB. Diciamo che questa è l'amplificazione a centrobanda, va bene? Immaginiamo che sia questo. In alta frequenza che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato due poli, no, un polo e uno zero. Diciamo che siano questi, SP3 in modulo e SZ in modulo. Okay, SP3 è negativo, SZ è positivo, ma insomma metto il modulo a tutte e due perché ci serve il modulo. Allora, quindi che cosa vuol dire? Che possiamo tracciare il diagramma di Bode. Abbiamo questi due valori di polo e zero della funzione di trasferimento. Poi però abbiamo visto anche un'altra cosa, che il limite per S che tende a zero della, abbiamo trovato noi che il limite per S che tende a zero della funzione di trasferimento valida in alta frequenza, ok, era uguale ad ACB. Quindi se facciamo il diagramma di Bode, noi sappiamo che si parte in bassa frequenza per ACB, poi qui si scende di meno 20 dB per decade e poi arrivati qui si torna al valore costante. Va bene? Quindi questo l'abbiamo visto. Notate quindi, il centrobanda e l'alta frequenza si raccordano a un certo punto. In bassa frequenza noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo trovato due poli reali, quindi diciamo che siano questi due. Chiamiamo SP1 in modulo il primo e questo qui SP2 in modulo. Allora, torniamo un attimo indietro, per disegnarlo dobbiamo avere un riferimento. Ora, per comodità, sappiamo che ha due zeri nell'origine, quindi per S che tende a zero la funzione di trasferimento in bassa frequenza va a meno infinito, no? Meno infinito in dB, insomma va a zero. Allora, vediamo il limite per l'amplificazione in bassa frequenza per S che tende a infinito. Allora, guardate qua. Se S tende a infinito, cosa succede? Che qua nei denominatori il termine 1 sparisce rispetto al termine in S e quindi nella prima frazione anche CL si semplifica con CL e mi viene Rout parallelo RL. Nella seconda frazione l'1 va via, S e S vanno via, CB e CB vanno via, mi rimane RI diviso RI più RS.
cioè il limite per AVL che per S che tende a infinito è l'amplificazione a centrobanda. Ok? Quindi vale anche quest'altra cosa, che l'amplificazione a centrobanda è anche il limite per S che tende a infinito della funzione di trasferimento calcolata a bassa frequenza. Quindi quando vado a fare il diagramma di Bode lo posso fare al contrario, parto da S che tende a infinito, poi torno indietro, vedo il polo più alto, quindi prima del polo più alto vuol dire che si saliva con 20 dB per decade, poi trovo il polo ancora più in basso e prima ancora vuol dire che si saliva con 40 dB per decade. A questo punto, mettendo insieme tutto, ho la funzione di trasferimento complessiva. D'accordo? La funzione di trasferimento complessiva mi viene raccordando tutti i grafici. Quindi mi viene una cosa fatta così, qua vale questa, qua vale questa, poi sono a centrobanda, poi invece ho la regione di alta frequenza. Ok? Questa regione qui è quella che si chiama appunto centrobanda. In questo caso particolare l'amplificatore è un amplificatore passabanda e il centrobanda è praticamente la banda passante dell'amplificatore, no? Quindi in questo caso è un esercizio, quindi mi serve per capire un pochino meglio il contesto, però potevo anche fare l'esercizio completo direttamente, ma insomma si capisce abbastanza bene che se spezzo in due è più semplice aggiustare i valori. Se avete notato, questo SP1 in pratica dipende da una capacità, SP2 dipende da un'altra capacità. Quindi SP1 e SP2 dipendono dalle due capacità che svalgono in bassa frequenza. SP3 e SZ dipendono dalla capacità che vale in alta frequenza. Quindi aggiustando le prime due sistemo i poli in bassa frequenza, aggiustando la terza sistemo lo zero e il polo in alta frequenza. Quindi, dal punto di vista della progettazione agisco in modo separato su due cose differenti. Questo vedrete è una cosa che facciamo comunemente, in fase di progettazione si fa sempre così, e in fase di analisi bisogna scegliere. Ecco, non voglio cominciare un argomento nuovo perché non abbiamo tempo. Sufficiente adesso, però vediamo un po' di fare qualche altra considerazione su questo punto. Poi, insomma, allora, ho perso il filo. Dunque, c'è una cosa che vi volevo dire, c'è proprio pronta, non ci verrà. Allora, sì, comunque ritorno un attimo su questo concetto qui. In bassa frequenza i due poli dipendono da CL e da CB, lo vedete qua, no? CL e CB. Quindi con le due capacità di accoppiamento io sistemo il comportamento in bassa frequenza e come vedete sistemo anche il limite inferiore di banda. Con invece vado all'espressione finale,
con questa, con CH, io determino la SP3 che mi dà in questo caso il limite superiore di banda. Quindi dal punto di vista della progettazione le cose sono molto separate. Andiamo a far riferimento ai sistemi con un solo amplificatore, con un solo transistore che abbiamo visto finora. Noi avevamo diverse capacità che non abbiamo mai considerato, no? Avevamo le capacità di accoppiamento e di bypass che a centrobanda erano un corto. Quindi quello che cosa vuol dire? Che quelle capacità determineranno comportamento in bassa frequenza. Quindi le sceglierò per imporre il comportamento in bassa frequenza. Quindi per imporre il limite inferiore di banda, imporre proprio tutta la sagomatura della funzione di trasferimento. Questo è come si fa dal punto di vista della progettazione. In alta frequenza invece, ecco, per il momento non abbiamo visto niente di preciso. Qualcosa sappiamo. Che cosa sappiamo? Sappiamo che le capacità interne le abbiamo trascurate sempre finora. Quindi a centrobanda per noi le capacità interne erano un circuito aperto. È chiaro che in alta frequenza, come abbiamo visto ora, vanno considerate. Quindi quelle capacità interne mi determineranno il comportamento in alta frequenza. Se mi basta, siccome le capacità interne non le scelgo, mentre quelle esterne le scelgo, di fatto quelle mi imporranno un limite. Poi potrò sagomare ulteriormente il comportamento in alta frequenza aggiungendo delle capacità che contano solo in alta frequenza. Se no, mi tengo quelle che mi concede il transistore. E questo è il modo in cui ragioniamo. Questa considerazione che abbiamo fatto sulle resistenze viste invece può essere più generale, perché io adesso che vi ho fatto vedere il polo lo riesco a calcolare senza risolvere la funzione di trasferimento, ma semplicemente valutando una resistenza vista. Io vi ho fatto vedere l'applicazione in un caso super semplice di una funzione di trasferimento di un sistema con una sola capacità. In realtà c'è una generalizzazione di questo approccio, che è quello che vi vorrei fare adesso, che è un metodo che si chiama di Cochran-Gabel, che consente di calcolare una funzione di trasferimento semplicemente calcolando una serie di resistenze viste. Con una sequenza di resistenze viste posso ottenere una funzione di trasferimento qualsiasi. È una cosa interessante dal punto di vista teorico, francamente nella forma più generale non è così utile, non è neanche così rapida. Quindi noi lo guarderemo in un caso solo molto particolare, che è quello rappresentato qua. Perché supponiamo di avere una funzione di trasferimento particolare, come questa, no? Un caso di questo tipo. Spesso quello che veramente ci interessa di più è sapere l'amplificazione a centrobanda e i due limiti di banda, che sono dati in questo caso dal modulo di SP2 e dal modulo di SP3. Ecco, allora, questo metodo di Cochran-Gabel ci consente di calcolare i limiti di banda inferiore e superiore in modo molto rapido. Invece di andare a calcolare tutti i poli e tutti gli zeri, ci calcoliamo soltanto quei due che contano nel limite inferiore di banda e nel limite superiore di banda. E usato in questo senso può essere un risparmio di tempo considerevole. Quindi lo proviamo a vedere. Diciamo, ne vediamo un'applicazione semplificata solo per i limiti di banda. Okay. Ecco, però non ora, okay, per enunciarlo facciamo una cosa in cui cominciamo da capo. La prossima volta ci vuole un po' più di un'ora per farlo. Ci fermiamo qua adesso.